Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 18esimo episodio della serie Made in Italy qua su Farming Simulator 2017. Oggi siamo qua, come sempre, sulla Farm Limousine, cioè come sempre, come dagli ultimi episodi. E se questo video lo state vedendo di sabato, vuol dire che abbia raggiunto i 200 like entro venerdì sera. Se sono stati raggiunti 150, allora vuol dire che oggi è domenica. Se non sono stati raggiunti nessuno dei due, vuol dire che siamo durante settimana. Allora, no, perché sto prendendo questo? Non ho la più pallida idea, non ci serve subito. Bensì ci serve l'imballatrice, esatto. Non so perché ho preso subito quello. Prima si parte con l'imballatrice, andiamo a imballare. Allora, saliamo a bordo il nostro 140-90. E l'imballatrice abbia la supertino, vediamo un po' se riusciamo in questa manovra. Dai, ok, ce la drizziamo un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta. E invece no, abbiamo preso dentro in pieno il palo e l'imballatrice è da cambiare, praticamente, vabbè. Direi di andare da qua, perché alla fine... Aspettate, quanto è il volume? Scusate, se si vede il volume, ma lo abbasso un pochettino perché sento troppo io. E poi sentite troppo la mia voce. Allora, come sempre, un nuovo episodio della serie non si può che iniziare con un fail, ovvero... Ho dovuto mandare avanti il tempo, ho detto, ma sì dai, non mando avanti il tempo, perché altrimenti dopo cresce l'erba. Ho fatto tutto giusto, tutto quanto, arrivo a un certo punto, cavoli, non ho l'imballatrice. Erano le 6.7, sì più o meno le 6.7, e lo shop chiude alle 6, o le 5, no forse le 5.30 era, sì. E praticamente ecco fatto che ho dovuto mandare avanti per creare... Cioè per far sì che potessi comprare l'imballatrice. Comunque dai, alla fine non è cresciuta tantissimo l'erba, quindi è andata ancora bene. Devo dire che mi aspettavo però che con la raccolta dove c'era l'andana restasse. No, invece è cresciuto uniformemente anche dove ci sono le andane. No, pensavo appunto che dove ci fosse stata l'andana non sarebbe cresciuto nulla. Però non è stata così. Adesso vediamo un po' di girarci. Non andiamo subito via. Ho capito che è piena, lo so. Se nella realtà così è già troppo cresciuta l'erba e l'imballatrice non sarebbe stata di grande aiuto. Per il semplice fatto che avrebbe raccolto anche una piccola parte dell'erba cresciuta. Allora, stiamo un pochettino internamente. Ok, stiamo facendo il campetto questo qua che è il più piccolo, ma devo dire che di balle ne abbiamo fatte un po', eh. In teoria ne riusciamo a fare tre. Ne abbiamo fatte già due. Poi abbiamo ancora il campo sopra e il campo di fianco. Io vi dico già che mi sono andato a falciare i campi, due campi vicino alle pecore. Adesso datemi voi un consiglio se ok, aspettate, se appunto falciarle nuovamente, perché è cresciuta ancora l'erba, non si capisce più dove era l'altra erba falciata. Stai ferma, sì, l'altra erba falciata, oppure ditemi se fregarmene, ranghinare, raccogliere. Allora, qui non sto più capendo nulla, sì. Se non avessi mandato avanti il tempo sarebbe stato molto meglio, però dai. Ci accontentiamo, comunque abbiamo già fatto tre balloni. Tre balloni e mezzo con questo qua che abbiamo dentro. Ok. Adesso andiamo nell'altro campetto, questo qua sopra. Qui penso che si accettano scommesse, dai. Scrivetemi qua sotto quanti balloni faremo in questo campo. Più o meno l'avete già visto nello scorso episodio. Se non sapete, andate nello scorso episodio a guardarvi quanto è grande. Però io dico, se sotto ne abbiamo fatti 3, qua ne faremo 15. Forse sono anche troppo pochi 15. No, dimmi che non cade. Invece sì, vabbè. Vabbè, datemi il numero esatto poi là. No, vabbè, me li conto io, no, perché sennò non potete indovinare.
Comunque sì, 15 sicuramente, forse anche di più. Cioè, vedete, siamo già neanche fatto tutta un'andana e siamo già quasi pieni. Allora, oh bella questa qua, la scarichiamo qua su in cima. In teoria dovrebbe stare, sì, sta. Gli ho tolto le zavorre al Fiat Agri perché non mi sembra proprio opportuno utilizzarle, l'imballatura. Comunque è fantastica questa Supertino, che me l'avete consigliata, forse anche il creatore era stato, di utilizzarla in una serie. Soltanto che non l'ho mai più utilizzata, aspettavo appunto la serie italiana per utilizzarla, e devo dire che va molto bene. Aspettate, dovrebbe essere una sorta di reskin. Stai ferma. Ok, una reskin della Kun. Aspettate, ne abbiamo già fatte 3. Una si è anche dispersa. Dopo vediamo se c'è ancora, se è ancora viva o se è proprio dispersa del tutto. Comunque questo pezzettino qua che ho appena fatto, c'è un problema che mi dice che campo non è mio. Il campo non è mio e appunto dovete stare un po' all'occhio, dovete... Si chiude? No, ok. Dovete stare un po' staccati, altrimenti la parte tutta sinistra, se andate in questo senso, non ve la fa, e di conseguenza neanche la parte più a destra. Allora, 2, 3, 4. Ok, si è fermata lì. Ma mi sa che le 15 che ho detto sono anche di più, però... Però non si sa. Confido nell'averla chiusa, sia chiusa. Però proprio lì devi metterti. Ok. In qualche maniera l'abbiamo girata. In qualche maniera, sì. No, dai, 15 sono giuste, forse. Allora, 1 in cima. 2, 3, 4, 5. Ok, rotolerà anche questa, però non posso farci nulla. Non ho voglia di star lì a girarmi. Lasciamola pure rotolare e dove va va. Comunque si inizia bene già con tutti questi balloni, eh. In modo che quando compreremo le vacche siamo a posto. Siamo a 6. Adesso torniamo giù di qua, che è più pendente. Bellissima la marmitta che si muove così. Tanta roba. Sei piena? Sì, è piena. L'ho già fatto su un'ora e uno su questo trattore. Veramente fantastico. Mi sto trovando un sacco bene. Quindi 7. Dai che rotola anche quella. Sì. Però andiamo più veloci noi e non ci prende. 3, 4, 5, 6, sì, 7. No, a 15 non arriveremo. Forse 13. No, ma forse neanche a 13. Però ho sbagliato, sì, mi sono confuso. Avrei pensato un po' di più, però già, veramente, se facciamo il giro del campo ce n'è di più rispetto a fare un'andana su e giù. E comunque stanno arrivando tutte giù qua. Qua in basso. Ce n'era una in cima. 3, 4. 5, 6. Ops. Non ho più abbassato l'imballatrice, cavoli. Vabbè dai. Non è nulla di che, eh. Torniamo indietro e rifacciamo. Comunque questa era la nona, se non mi sbaglio. Dovremmo arrivare a 11, allora, a sto punto, però non mi rimangio il 15 che ho detto prima, mi sono confuso, pensavo veramente un po' di più. Questa qui è la decima, vediamo un po' se è andato dietro abbastanza, no? Forse stava anche ferma questa, ma gli abbiamo dato un colpetto che è andata in giù. Allora. Ecco, appunto, se questo video lo vedete... né di sabato né di domenica, ovvero che giorni saranno, sabato e domenica, giovedì al 2, il 3,
se non lo vedete nel 4 nel 5 di novembre, significa che non ha raggiunto il numero di mi piace richiesto. Comunque fa nulla, dai. Adesso io andrò avanti qua con il campo e ci vediamo dopo negli altri campi. Bene ragazzi, direi che sono quasi a buon punto di questo campo. Non lo finisco tutto prima di... prima di finire il campo vado a raccogliere un po' di palloni. Adesso ci piazziamo qua. Anzi, facciamo il pezzo in cima. Devo dire che ne stiamo facendo parecchi di palloni, soprattutto in salita. Non so se è una mia impressione, ma ne sta imballa di più in salita. Diciamo, fa più balle quando si va in salita rispetto a quando si va in discesa. Non so se è possibile, ma... ho notato questa cosa. Allora, col ballone che abbiamo dentro, siamo a... Allora, uno. Sono rotolati tutti giù, quindi potete capire. Lì c'era un bel po' di lag. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 balloni. E praticamente in questo campo ne abbiamo fatti 11. Diciamo che ce n'era metà ok nell'imballatrice ancora, però 11 sono. Allora, cavoli, quanto sta laggando questa zona qua in farm? Veramente tanto tanto. Va bene, ci siamo stabilizzati un attimino. Ora mi serve un trattore un pochettino potente. Pensavo al same, dai. Prendiamo il same. Ci starebbe bene anche il Fiat. E se prendessi il Fiat? No, dai, prendiamo il Fiat. Non l'abbiamo ancora mai utilizzato. Cioè, l'abbiamo utilizzato... No, non l'abbiamo mai utilizzato, sinceramente. Lo togliamo dall'ufficio, dal garage e andiamo a usare lui, dai. No, no, no. Ecco, lo sapevo questa cosa, Praticamente... scollegato, ah era già acceso, vabbè, e ci colleghiamo il nostro randazzo, esatto, Ago fa soltanto mezzi randazzo, ed eccolo qua, nuovo di pa, vabbè l'avevamo già utilizzato sulla scorsa mappa, sulla DTR italica, però un'occasione per utilizzarlo in più. Ci facciamo seguire dall'altro Fiat Agri. Cioè, alla fine ho deciso di usare questo qui di Fiat, cioè il Fiat Agri 180-90 a trasportare, in modo da fare un'imballatura completamente Fiat. Tanta roba. Quanto abbiamo di distanza? Lasciamo 30, perché è bello lungo come rimorchio. Sì, come potete vedere ci sono veramente calati gli frame. Però con questa mappa è logico. Se ci aggiriamo, che cavolo ho schiacciato, non lo so. Ci aggiriamo intorno ai 40, ok. Poi dopo, se uscendo dalla farm, riesco a fare i 60 fissi, Soltanto una questione in farm. Allora, stoppiamo lì il nostro amico. E ci piazziamo qui, che è un pochettino pianeggiante, un po', Allora, sì, però se mi fermassi sopra... Questo qui possiamo aggiungere zavorre? Aspettate, che cavoli ha? Ok, non sta fermo in salita, praticamente. Mi è nuova questa, non lo sapevo, sinceramente... Ora ci piazziamo qua così. Allora, il carro ha un po' di funzioni da quel che so, ovvero avvicina mappa, no? Roll bar corto, ma non mi interessa, con left shift. Non mi interessa infatti. E niente, dai. Andiamo con questo e andiamo a raccogliere i primi palloni. Utilizziamo dai il caricamento automatico, perché sennò non ne verremo mai più ad una. Beh, in tutto ne abbiamo già fatte una ventina, Quindi non è male. Mi aspettavo di più, sinceramente. Però dai,
Stavo pensando un po' troppo esageratamente io. Allora, le carico, le leggo per non aver problemi. Nel mentre, ecco, che ho fatto una piccola pausa, mi si è chiuso il gioco e mi si è aggiornato. Grazie Steam, anche se io avrei voluto andare avanti. Non è che ci siano qui gran cambiamenti, però è stato aggiornato il gioco. Allora, leghiamo le cinghie e andiamo sopra. Andiamo sopra direttamente per il semplice fatto che qua c'è un ballone. Sopra ci sono tutti gli altri, così facciamo tutte le cose fatte bene. Devo chiudere il cancello. Ok, adesso sta. Non ho capito perché prima, boh, stava andando indietro senza volerlo. Boh, strano, strano. Poi ogni tanto, ecco, anche senza tenere cliccato, si aprono, si chiudono da soli i cancelli. Non lo so, è un po' strana come cosa. Però vabbè, finché funziona tutto fa niente. Poi se iniziano ad esserci problemi lì, è un pochettino più un problema. Ok, piazziamolo qua, slacciamo tutto e prendiamo il nostro piccoletto. Piccoletto per modo di dire, perché è quello che ha più ore, se non mi sbaglio. Cioè, aveva, perché adesso abbiamo cambiato mappa. Non è più lui il leader delle ore. Però va bene, lo stesso. Allora, premetto che sarà un video un po' più lungo del solito, Però ne varrà la pena. Di solito, come sempre, quando faccio un video di raccolta balloni ci sarà un fail. Spero di no, però mi sa di sì. Aspettate un attimo, voglio un attimo vedere una cosa. Che cavoli è il... Ok, me lo segno come fieno. Ma no, perché stavo vedendo che non è proprio... No, beh, sì, sembra fieno, dai. Perché, se non mi sbaglio, c'era un'imballatrice, spero non sia questa, che dava problemi, che le balle di fieno che facevo me le rilasciava come balle d'erba. Non vorrei che sia appunto questa. E perché qui non mi dà... Non lo so, non lo so, non lo so. Di solito vi dice cosa avete su queste forche. Però dobbiamo fare così. Togliere la change collision tone. Ok, sì, me lo dà come fieno. Perfetto. Quindi si può andare avanti a caricarle. Che cavoli ho fatto? Ok, spero che me le colleghi automaticamente. Sì. Sì, sì, sì. Non ho mai caricato pienamente questo cassone nel 17. Vediamo un po' quanto... Pienamente, poi, termine esatto. No, vediamo un po' quanto riusciamo a fare. Ok, dovrei stare un pochettino più indietro. Io direi che una bella legata gliela do. Per sicurezza almeno. Qui non la... Non le ha legate. E qui... No, lì non serve. Spero che le abbia legate quelle due lì in fondo, Perché boh, è strano il gioco, a volte magari non le lega. Comunque con questi due campi, quello sotto e questo qua sopra, dovremmo farne, se la matematica non è un'opinione, 11 più 3, 14. Vediamo un po', adesso andrò a guardare, cioè quando uscirà il video andrò a guardarmi nei commenti chi è che ha azzeccato precisamente. Dovrebbero essere 11 qua sopra, quindi andrò a dare un'occhiata. Lì ce ne sta una, sarà un bel problema caricarla. Allora togliamo... Ok, chainzone. Carichiamo così manualmente, perché altrimenti non si riuscirà mai. Ma mai mai mai. Oppalala. Ok, io la carico così, poi vediamo poi come fare. Allora, in teoria ce ne sono, sembra di vederne soltanto 3. Vediamo se è proprio così. Se è proprio così, aspetta, 7 più 7, 14. Sono 3, 4, 5, 6, 1, 7, esatto.
Però di queste CSZ che vanno addosso alle altre balle. Vabbè. Mettiamo un po' indietro. Ok. Stai fermo, stai fermo. Brava. Bravissima. Colleghiamo questa e... oh, non c'è nulla, no. Vabbè. Andiamo a prendere anche l'altra. L'ultima. L'ho tolta la... arresta motore, posizione trasporti, disattiva caricamento automatico. Ok, disattiviamolo. Ok, ora siamo in manuale. Ah, ecco, le forche sono di default. Cioè, le trovate con il trattore. Vorreste trovare tutte le mod in descrizione. Adesso non so se le ho... la mappa devo ancora aggiornarla sicuramente. Le altre mod non so se le ho... in teoria le ho lasciate. Se no andate negli scorsi video, le troverete. Forse potrebbero mancare i Same Laser. Lo Zaccaria, cioè l'ultima mod che mi sono comprato, ecco. Vediamo un po' col joystick se riesco. Sì, sì, dai che ce l'ho fatta. Andiamo un po' avanti. Perfetto. Adesso io provo a vedere se me le lega nuovamente, ma... in teoria no, vabbè. Allora, togliamo questo e ci colleghiamo nuovamente al Fiat. Anzi, aspettate, prima... no, no, devo fare così per forza. Perché altrimenti non passerò mai dalla stradina. Comunque, gran bella imballatura, soltanto Fiat quest'oggi. Soltanto Fiat, soltanto parti originali. Allora qua, mi conviene andare giù in farm. Allora qui, prima di tutto lo chiudo per bene, perché non riuscirò mai a fare la manovra con questo rallato. Neanche a volerlo. Faccio il giro e... arriva, sì. Faccio il giro, mi sa, e ci vediamo su in campo, perché sennò è troppo lunga. A dopo. Siamo ritornati in campo, cioè ora siamo nell'altro campo, attiviamo che okay, le forche... e si va avanti a caricare. Ok, qua sto in telecamera interna, togliamo la minimappa perché non ci serve. Ho imparato a toglierla dopo un po' di... dopo un anno e quasi... no, 700 ore di gioco che ho su farming. Ho imparato a toglierla perché ormai la mappa la conosco. E soprattutto usiamo la telecamera interna, perché qua con la... con l'essere vicino alla farm è un bel problema. Vediamo un po' quanto riusciamo a farne. Però stanno parecchi questi balloni qua così piccoli, Ok, primi due messi. E ora mancano gli altri 9, se non mi sbaglio, perché ne abbiamo fatti 11. Quindi ne mancano 9. Poi dopo ci sono ancora quelli dell'imballatrice che devo ancora fare. E quello che c'è ancora dentro. Quindi lo riempiamo per bene. Allora, disattiviamo la change collision zone. E scarichiamole lì. Andiamo subito a tirare il nastro, a tirare le cinghie, sennò qui la vedo grigia. Soprattutto per il fatto che, guardate i balloni dietro, gli ultimi due, non essendo collegati, si sono spostati un sacco. Quindi ho dovuto legarli. Ce l'ho fatta legarli dopo, però erano tutti messi fuori posto. Vediamo un po' se riesco a arrivare di là. Sì. Ce l'ho fatta. Perfetto. Io non devo andare di là a fare il giro. E mi carico direttamente queste due. È comparsa la barretta blu dei balloni. Strano. Vabbè. Come, allora, non voglio dire che sia fantastico il carico, però fino ad ora è forse uno dei migliori che ho fatto. Diciamo che nel 13 mi mettevo lì proprio, perché non c'erano tutte queste facilitazioni, ecco. E quella lì, però è vuota, vabbè, cioè non ha cinghia. Li ho caricati 4, 8, 9, 10, questi due. E poi ci sarebbe l'ultimo pallone che è nell'imballatrice, ma lì penso che andrò avanti io off camera. Oppure... dai, l'imballo adesso.
off camera e poi ci vediamo dopo quando siamo a posto. È l'unica alternativa plausibile. Adesso scarichiamo questi due e ci vediamo tra pochissimo. Benissimo ragazzi, allora sto vedendo dove caricare questi due palloni, ma alla fine mi sa che mi converrà portarli così, perché caricarne due così in cima non sta benissimo. Allora seguiamo un attimo il nostro... Non ho capito perché mi dà la barretta rossa, però vabbè, seguiamo il nostro Fiatagri 180-90. E alla fine erano molti di più i palloni perché ne ho lasciati indietro un po' in cima. Dai, questo qui me lo... Dai, ci salutiamo con questo. L'altro lo porterò a casa più avanti. Allora, abbassiamo ancora un po' il volume, se non è troppo alto. Io ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché su tutti quelli che guardano i video c'è sempre un 30% che non è iscritto e non va bene. Se volete vedere il video iscrivetevi al canale, così c'è anche una novità, è gratuito intanto e avete la barretta rossa che la vedrete bianca, tanta tanta roba. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti i Toretti.